Attenzione, in questo servizio vi parleremo di una cosa che magari a qualcuno verrà in mente di provare. Ecco, non fatelo, perché può essere davvero pericoloso. Lui è Giuseppe, un tranquillo professionista catanese che davanti ai nostri occhi sta preparando l'olio alla marijuana. Ma come lo fai? 10 grammi di infiorescenza, 100 grammi di olio d'oliva, di quello buono, comprato da un buono spacciatore. Eccola qui l'infiorescenza di cui stiamo parlando. Fiori di marijuana di primissima scelta, carichi di principi attivi. Ovviamente non siamo in un laboratorio illegale di stupefacenti e lui non è il protagonista di Breaking Bad. Giuseppe ci sta semplicemente spiegando come prepara il medicinale che da 4 anni fa stare meglio la mamma Lidia, 91enne malata di Alzheimer. Guarda, guarda. Piove. Quella. Vede. Domani, se è una bella giornata, andiamo a fare una bella nuotata. Prima di conoscere meglio Lidia, torniamo alla preparazione del medicinale che oggi le permette di stare qui con noi a chiacchierare. Per prima cosa bisogna sminuzzare i fiori. Devi sapere che questa sostanza sono appena 6-7 mila anni che l'uomo la usa. Il THC, il CBD, cioè i cannabinoidi, cioè i principi attivi della cannabis, sono liposolubili. Significa che si sciolgono con l'olio, col burro, con le sostanze grasse. E a questo punto quello che ci serve è un termometro. I passaggi successivi sono tanti e non stiamo qui a spiegarli, ma il risultato finale è l'olio alla marijuana, la medicina migliore per mamma Lidia. Che sia chiaro, la cannabis terapeutica è un medicinale e va usato solo quando si è malati. Per una persona sana può essere molto pericoloso, quindi non scherzate. Ma torniamo a Giuseppe, che è costretto ad improvvisarsi farmacista perché la cannabis terapeutica, legale in Italia dal 2014, è prescrivibile solo per alcune patologie e l'Alzheimer non è fra queste. Per cui, per poterla dare alla mamma, commetto diversi reati. Coltivarla è assolutamente illegale. Somministrarla può somministrarla soltanto un medico, per cui c'è l'abuso di professione medica. Totalmente illegale. Ma Giuseppe ha deciso di farlo lo stesso anche se rischia il carcere, perché la mamma, da quando si prende un cucchiaino di olio di cannabis tutte le mattine, non ha più le crisi isteriche che ci aveva fino a 4 anni fa. Mi tiene la mano, mi accarezza, mi dà baci, è affettuosa, è tranquilla, è serena. Mentre prima non era così. Quando si sono manifestati i primi sintomi dell'Alzheimer, ha cominciato a strapparsi i capelli, a darsi pugni in testa, a piangere disperatamente. Delle cose che erano terribili. Fra l'altro questa situazione si ripeteva durante la giornata 10, 15, 20 volte. Fin quando poi a un certo punto ha cominciato a diventare molto aggressiva. Cominciava ad alzare le mani, cominciava ad avere soprattutto paranoia. A chiedere sempre più insistentemente di andare a casa a portare da mangiare ai suoi genitori. E quando le spiegavamo che i nonni non ci sono più e non ci sono più da più di 50 anni, lei entrava nel panico. E così Giuseppe, vedendo la mamma peggiorare, decide di portarla in ospedale e qui il neurologo le dà una terapia convenzionale fatta di psicofarmaci e tranquillanti. Il risultato è stato che lei praticamente stava a letto 22-23 ore al giorno, ha cominciato a mangiare sempre meno, dimagrita, e stando a letto sono cominciati problemi di piaghe, le cose che purtroppo molti figli di ammalati di Alzheimer conoscono molto bene. E la situazione è andata peggiorando, così Giuseppe si informa e scopre che ci sono moltissimi studi sull'effetto benefico della cannabis nei casi di Alzheimer, come ci spiega anche il neurologo dottor Arena. La cannabis da una parte corregge l'accumulo di amiloide, che è quella che determina la comparsa dell'Alzheimer. Dall'altra parte si abbia una capacità di pulire dalla sostanza amiloide nel cervello. Questi sono i dati scientifici. Cioè, quando una persona ha l'Alzheimer, nel cervello si formano le cosiddette placche amiloidi, che ne impediscono il normale funzionamento, provocando perdita di memoria, aggressività, stati d'ansia. La cannabis, con i suoi principi attivi, non solo rallenta l'accumulo di queste placche, ma aiuta le cellule cerebrali sane a funzionare meglio. Ma purtroppo, come abbiamo già detto, per questa malattia in Italia l'uso della marijuana non è previsto dalla legge. E così Giuseppe, sconsolato, ne parla al padre. Papà a un certo punto mi ha detto: ma tu sai dove trovarla? Dico: papà, ma vuol dire sai dove trovarla? Dico: qua ci arrestano. Lui molto seraficamente ci pensa un attimo e poi mi dice: tu non ti preoccupare, tu trovala. Se ti fermano, se succede qualcosa, digli che è mia. Vediamo se a 92 anni mi mettono in carcere. Questa cosa mi ha scioccato. Ma non l'ha fermato e così si è procurato l'erba. Però non sapevo come dargli. Certo non potevo fargliela fumare, la mamma non ha mai fumato in vita sua. E allora mi sono subito messo su internet e ho cominciato a scrivere Alzheimer, somministrazione, cannabis. E ho trovato un video che mi ha spiegato in pochi minuti come si fa una preparazione galenica dell'olio d'oliva alla cannabis. Com'è andata? È andata benissimo, siamo rimasti sconvolti tutti perché la sera finalmente gli abbiamo dato questo cucchiaio di olio alla cannabis e l'indomani mattina si è svegliata un'altra persona, sorridente, affettuosa, non ha mai più parlato delle sue sorelle morte, dei suoi genitori a cui doveva portare a mangiare, non ha mai più avuto crisi. E così, assumendo regolarmente gli estratti di cannabis, è tornata a vivere bene. Si fa la sua passeggiata,
sta un po' a guardare la televisione, sfoglia qualche rivista, ovviamente sta con i suoi nipoti adorati e poi ha ricominciato a mangiare da sola, cioè si prende il suo cucchiaio e con grande gioia si mangia la sua minestra. Ha mangiato stamattina? Sì. Cosa? Ci piace, ci piace. A questo punto non abbiamo più sospeso, tranne in un breve periodo nel quale c'è stato probabilmente qualche retata della polizia, per cui non si trovava più sostanza in giro, e per qualche giorno abbiamo dovuto sospendere. È tornata esattamente come prima. E come prima vuol dire? Preparavamo da mangiare, mettevamo il piatto di pasta preparato con tanto amore. Lei faceva così, piatto per terra con tutte... Questa era la mia mamma prima della cannabis. Adesso lei beve da sola, mangia da sola. Insomma, è tornata alla normale vita di una signora di 91 anni. Certo, non è completamente autonoma, ma perlomeno non è ingestibile e soprattutto non ha più continui attacchi di panico e vive più serenamente. Perché, come ci spiega la professoressa di biochimica dell'Università di Catania Maria Barcellona, la cannabis... Le sue azioni, da un punto di vista molecolare, sono realmente terapeutiche in quoz, perché dire terapeutiche ci fa guarisce allora. No, ma la cannabis frena, riduce, rallenta, che è l'unica cosa ad oggi che si può fare, oltre al fatto che una minore irritabilità, una minore aggressività riduce la necessità di un'assistenza continua. Non avrebbe bisogno di un impegno molto oneroso per il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi sarebbe un risparmio? Sicuramente. Le posso chiedere quanto costa trattare un malato con i farmaci tradizionali? Per un mese di terapia 200-300 euro. E se invece prescrivesse la cannabis? Credo che sia dimezzato. Insomma, sembra avere ottimi risultati su tutti i fronti. La malattia avanza più lentamente, l'ammalato sta meglio e i costi per gestirlo diminuiscono. Ma i farmaci tradizionali non danno questi effetti? Ci sono soltanto dei sedativi e degli ipnotici, non c'è un farmaco per l'Alzheimer. Rispetto alla cannabis hanno un effetto minore? No, quasi nullo. Ci sono dei farmaci che hanno una validità scientifica, ma hanno anche degli effetti secondari che portano poi il paziente con Alzheimer o su un letto o in una casa di riposo. Nel tempo questa cosa può andare a peggiorare? Vabbè, in quel caso si fa prima a chiamarlo Alzheimer che progredisce. E quindi sostanzialmente non si fa altro che attendere il momento in cui trapassi. Lui è il dottor Carlo Privitera, che da anni aiuta e segue moltissime persone che si curano con la cannabis terapeutica. C'è il rischio che un paziente sia tutto il giorno un po' stonato? È molto basso. Il THC ha tante altre cose da fare prima di farti divertire. Ecco, prima il dovere e poi il piacere. Per un paziente affetto da Alzheimer possono causare dipendenza? La cannabis può causare dipendenza nel 3% dei consumatori patologici. Il tabacco può causare dipendenza nel 36%. L'alcol nel 25%, però ti do un dato più bello, Facebook 14%. Detto questo, nel caso della cannabis, quello che succede nel tempo nei pazienti cronici è che mi dicano che devono ridurre i dosaggi perché stanno bene. E allora perché non liberalizzarla anche per l'Alzheimer? Perché insomma l'Alzheimer è un business, è un grande business. Che sia un business è probabile, visto che ci sono circa 1 milione di persone che oggi in Italia hanno questa malattia. Però è anche vero che manca tutta una serie di costosi passaggi burocratici perché la cannabis venga autorizzata anche per l'Alzheimer. Ci vuole l'interesse economico di una casa farmaceutica. Che purtroppo fino adesso non c'è stato. In verità oggi ci sarebbe un modo legale per averla. Grazie alla cosiddetta legge di Bella, il medico può, sotto la sua diretta responsabilità, impiegare un medicinale per un'indicazione diversa da quella autorizzata. Però sono pochissimi quelli che si prendono questo rischio. Tu da medico devi averne voglia, devi avere coraggio, determinazione. Ma io ho parlato con colleghi medici che mi hanno detto: ma che cosa dici? Ma vuoi che faccia drogare il mio paziente? Già, poverello, quello ne ha talmente tanti di problemi che gli diamo anche la droga. Quindi c'è anche proprio una ritrosia a voler sperimentare. E purtroppo questo non è l'unico problema, perché se anche uno ha la fortuna di avere un medico che gliela prescrive, è poi difficilissimo trovarla in farmacia. Pensate che lo Stato permette che se ne vendano solo 300 kg all'anno, di cui 100 li produciamo noi all'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze e 200 kg con una spesa di 2 milioni di euro li compriamo in Olanda. E già a giugno questi 300 kg sono pressoché finiti, per cui i pazienti stanno rimanendo senza. Per capire quanto può essere benefico l'uso della cannabis terapeutica in certe malattie, guardate questo signore. Si muove molto male perché ha il morbo di Parkinson, poi prende un vaporizzatore di marijuana, lo aspira e dopo meno di 10 minuti non solo riesce a controllare le sue mani e il suo corpo, ma anche la sua voce. So quickly.
E così chi, come Giuseppe, non ha un medico che gliela prescrive o sa che nelle farmacie della sua regione è praticamente introvabile, non ha altra soluzione che andare a comprarla per strada. Cioè, io che sono per la legalità a oltranza, ho dovuto scegliere fra mia mamma e alimentare le mafie. Tu cosa avresti scelto? Penso che per la propria mamma si fa qualunque cosa, no? Io sarei disposto ad andare in carcere per la mamma. Perché è questo che sta rischiando Giuseppe per far stare meglio la sua mamma? In questi anni, a sostenerli e a dare loro conforto spirituale, c'è stato padre Salvatore Resca. Come mai, secondo lei, l'uso della cannabis terapeutica fa così fatica ad essere accettata dallo Stato italiano? Non lo so, ci sono interessi economici dietro, ci sono persone che vogliono proteggere chi spaccia la droga, c'è la mafia che ci guadagna, abbiamo una mentalità fra la più conservatrice e bigotta, che poi è un bigottismo che col cristianesimo non ha nulla a che vedere. Ora io non capisco se è permessa per alcune patologie, perché non deve essere permessa per altre patologie che rendono umana, facile, migliore la vita di una persona, soprattutto anziana come la madre di Brancatelli. Cosa pensa di questa trasgressione di legge fatta per il bene della mamma? Lui sta contravvenendo a una legge. Gesù Cristo dice bravo, perché non ci pensavi prima? Troppo tardi ci hai pensato, perché il bene dell'uomo è ciò che vuole Dio. Per quale motivo lo Stato non deve farlo, o addirittura se lo fa deve rendere difficilissimo l'acquisto, tanto che io me la devo andare a comprare al mercato nero oppure dagli spacciatori? Per quale motivo? Ma che siamo pazzi? E comprare l'erba per strada può essere pericoloso, perché dentro ci può essere di tutto: pesticidi, cocaina, cannabinoidi sintetici che danno solo sballo ma nessun effetto terapeutico. Insomma, è una medicina e va preparata in farmacia con ingredienti certificati. Oggi Giuseppe, esasperato dalla situazione, sperando che qualcosa cambi, ha deciso di autodenunciarsi, e così lo incontriamo davanti al tribunale della sua città prima che entri. Mi autodenuncio perché voglio un processo, e da questo processo potrei uscirne assolto, creando così un precedente a chi trasgredisce la legge per curare un malato. E se invece venisse condannato? Spero che si apra un caso nazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica al fatto che curare qualcuno non può essere un reato. Dopo meno di un'ora ecco Giuseppe uscire. Ci hanno detto che era la prima volta che ricevevo un'autodenuncia, e io continuavo a dire: guardi, io ho commesso dei reati, non voglio essere processata al più presto. Sui tempi che cosa danno? Sui tempi, fra una ventina di giorni forse ci diranno qualcosa. Speriamo che dopo l'uscita del servizio si acceleri un po' l'iter giuridico. E mentre aspetta l'esito della sua autodenuncia, Giuseppe spera che qualcuno gli spieghi perché l'articolo 32 della Costituzione italiana recita: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e garantisce cure gratuite agli indigenti. E così raccontiamo la storia di Giuseppe e la sua mamma al ministro Lorenzin, e gli chiediamo di inserire l'Alzheimer nelle malattie curabili con la cannabis terapeutica. C'è un comitato tecnico scientifico che valida quelle che sono le patologie che devono essere curate con un protocollo terapeutico piuttosto che un altro. Nel frattempo però vi dico che noi abbiamo, sul mio impulso, fatto un tavolo Alzheimer con i massimi esperti in Italia, proprio perché è una delle questioni su cui dobbiamo lavorare moltissimo nei prossimi anni, e poi vi farò sapere. Allora, prendiamo come impegno, ci proviamo penso a far sia. Sì che anche l'Alzheimer possa avere la cannabis terapeutica come cura. Se è una cosa che è, diciamo, veritiera, assolutamente sì. E che ce ne sia di più, perché abbiamo chiamato in tante farmacie, purtroppo è già finita. Ancora di più, ancora di più, ancora di più, ancora di più. Grazie. Poi devono crescere le piante, come si dice. Lo so, e più ne crescono meglio è. Speriamo che davvero anche l'Alzheimer possa essere curato con la cannabis terapeutica.